passato ieri sera dire, a fermarsi a mezzanotte. Appunto dico. E allora? Quello sto dicendo. Ma Cassano, adesso, io credo che... Ma insomma... Ho visto tante interviste, Cassano è un ragazzo estremamente intelligente, su questo non ci sono dubbi. Probabilmente qualche anno fa, visto quello che gli stava accadendo, visto che non riusciva a realizzarsi come calciatore, perché è vero che è arrivato al Real Madrid, ma Real Madrid ha fatto niente in base al potenziale che ha. In questo momento è sereno, poi non so se era suo merito della sua fidanzata, è merito di Mazzarri, sicuramente è che Cassani in questo momento è un giocatore in grado di fare la differenza, soprattutto contro tutte le avversarie, non solo le avversarie di seconda, ma tutti. Lo sentiamo, perché è un Cassano che però i rigori spesso e volentieri li ceppa. E allora la prima domanda è proprio su questo argomento, che è un po' il suo punto debole, perché Cassani e calci rigore poi ci svelerà, grazie alla chiacchierata di ieri sera a mezzanotte, che cosa hanno deciso alla Sampdoria. Andiamo a sentire questo incontro, chiacchierata con Cassano sul far di mezzanotte ieri dopo partita. Quando è che smetti di tirare i rigori? Perché? Perché insomma mi sembra che te li respingano quasi tutti. No, adesso siccome Pazzini mi fa due cose così, adesso facciamo un rigore io, un rigore lui, la prossima lo faccio tirare a lui. Io e Pazzini stiamo facendo da un anno e mezzo delle cose strepitose. Spesso ho detto ai tuoi colleghi, ci vengono a vedere degli osservatori, però non può darsi, non ci basta. Più di questo non possiamo fare, non possiamo andare sulla luna a giocare. Noi stiamo facendo quello che si può, stiamo facendo bene, però ho detto l'altra volta, pistola alla tempia non si può mettere. Se mi chiamo bene, se no a me, me ne vado in vacanza prima. Io sono felice in questo momento, 15 giorni mi rilasso, me li godo, non mi importa niente di niente, di nessuno. Che cosa volete, che faccio polemica? Io sono contento così, ragazzi, e più di questo non posso fare, a me. Questa Sampdoria dove può arrivare? Una partita non cambia la vita, la parte sinistra è la cosa più importante, restare dalla parte di là, perché poi il Milan, la Roma, queste squadre importanti arriveranno avanti. Però naturalmente la parte sinistra è una parte già buona, poi se le altre toppano e noi facciamo un gran campionato come due anni fa, possiamo andare avanti, però naturalmente l'entusiasmo non deve farci volare troppo alto. E questo è il motivo per cui abbiamo letto un Cassano anche molto saggio, che predica piedi per terra, e dice possiamo fare una grande stagione come due anni fa, quindi sottolinea anche molto che... molto bravo Cassano, perché la tua domanda un po', diciamo... Beh, insomma, era cronaca. Una domanda profonda, sicuramente provocatoria, perché giustamente era giusta la domanda, che stava questa gente, ha risposto in maniera adeguata, e Cassano credo che proprio sulla tua domanda abbia superato l'esame. Molto bene. Allora...